Siamo qui con Luca Valmassoi della cooperativa Cadore, sempre sul lavoro di inchiesta che stiamo facendo sulla gestione dei richiedenti asilo a Belluno. Partiamo un po' da una fotografia della situazione cadorina. Quanti richiedenti asilo avete in carico? Attualmente abbiamo in carico 10 richiedenti asilo che sono stati alloggiati e assistiti in due differenti strutture, una nel comune di Perarolo di Cadore e un'altra a Valle di Cadore. L'alloggio di Perarolo è contiguo agli appartamenti con cui operiamo per il nostro progetto di turismo di comunità. A Valesina era un'abitazione già con mobili di cucina, soggiorno, abitazione un po' rustica, stile montagna, e che noi abbiamo integrato comunque con dei letti nuovi. Entrambe le abitazioni sono fornite di lavatrice e tutto quello che serve, insomma, per la pulizia e sanificazione. Su, com'è un po' la fotografia? Allora, il gruppo è quasi interamente francofono. Allora, i ragazzi che sono alloggiati a Valle sono tutti maliani, mentre per Arolo c'è un gruppo più eterogeneo: c'è un ragazzo del Mali, uno del Camerun, uno della Guinea-Bissau e un senegalese. Da che mondo provengono? Cioè, perché queste persone sono nella nostra provincia in questo momento? Qual è un po' la fotografia che ti sei fatto tu delle situazioni da cui partono questi ragazzi, che hanno, oggi abbiamo scoperto, dai 18 ai 27-28 anni? Sì, sono molto giovani. Sono più giovani anche di quelli che dal 2012 al 2013 avevamo gestito. E la precedente, diciamo, esperienza erano dei ragazzi che fuggivano oppure erano stati spediti dai libici in Italia, e quindi quelli scappavano e dalla guerra in Libia e precedentemente da conflitti nei loro paesi. Quindi diciamo che la casistica più comune è quella appunto di persone che scappano da conflitti e quindi conseguenti ulteriori aggravamento delle già condizioni difficili, carestie, eccetera. I maliani che sono qui, insomma, cosa degli ultimi anni, c'è stata una grossa crisi in Mali, conflitti pesanti, e più o meno tutti provengono da situazioni di questo. All'interno della nostra cooperativa c'è Monica Argenta, che è la nostra operatrice, diciamo, dedicata, che li segue quotidianamente. E poi altre figure all'interno della nostra cooperativa, come lo psicologo, sono sempre coinvolte nell'assistenza secondo il bisogno ai ragazzi. Eventuali pulizie integrative, ci sono i nostri operai, ci sono le squadre, anzi, delle pulizie, anche se abbiamo cercato in un percorso, diciamo, di autonomia, di rendere da subito massimamente indipendenti i ragazzi per quel che riguarda tutte le attività, diciamo, domestiche. Per quanto riguarda i pasti e il cibo, com'è il tipo di organizzazione che avete scelto? Ci sembrava che avesse senso, appunto, in un percorso di acquisizione di autonomia, che i ragazzi fossero massimamente liberi e autonomi nel cucinare e prepararsi i pasti. Chiaramente a noi compete il controllo, l'acquisto delle derrate, il controllo della corretta conservazione dei cibi. Però in un primo periodo, assieme, affiancandoli, insomma, e poi ormai decisamente in autonomia, i ragazzi cucinano, si fanno le loro cose. Noi pensiamo, su loro richiesta, a fornirgli, insomma, quanto necessario. Noi, a differenza che in altre strutture, abbiamo trovato dei ragazzi che immediatamente si sono approcciati a noi parlando in italiano.
che è una cosa che ci è sembrata strana. Abbiamo visto insieme a Monica prima che esiste un progetto educativo ben chiaro, cioè quello che stanno facendo è un percorso educativo, o sbaglio? Monica, la nostra operatrice, ha impostato in questa maniera il progetto educativo. Diciamo, è stata messa questa regola da subito, come usa poi quando uno cerca di imparare una nuova lingua, che questa doveva essere la lingua principale di comunicazione. Quindi ai ragazzi abbiamo detto che qui si parla italiano. I primi tempi non sono stati semplicissimi, già nella loro permanenza dell'uno un pochino avevano imparato, però vedo che con una frequenza di almeno 3 volte alla settimana in cui vengono organizzate queste lezioni con schede, materiali didattici e altro, Monica è riuscita veramente a portarli a un buon livello di comprensione della lingua italiana, riescono a esprimersi, a capire in maniera sempre più apprezzabile. Ma non è un solo corso di lingua, è un corso anche di storia, di geografia, di informazioni sull'alimentazione, sulla salute, sulla sanità, su tutta una serie di ambiti, insomma, che possono essere sicuramente utili per un loro percorso di integrazione e permanenza nella nostra società. Quante sono le ore pro capite che fanno i ragazzi? Come dicevo, di solito non meno di 3 volte alla settimana, circa 2 ore, il pomeriggio, perché la mattina di solito l'hanno impegnata in altre attività di volontariato con i comuni. Che tipo di attività avete attivato per favorire l'integrazione? Innanzitutto, quando sono arrivati in Cadore, abbiamo richiesto ai ragazzi, in maniera assolutamente volontaria, insomma, se volevano in qualche maniera occupare una parte del loro tempo dando un piccolo contributo, un piccolo aiuto alle comunità che in qualche maniera li ospitano. E tutti, devo dire, che hanno accettato senza riserve. E quindi, d'accordo con le amministrazioni di Perarolo e di Valle, quando il tempo lo permette, i ragazzi affiancano gli operai del comune in attività che possono essere quelle, per dire, non so, della sistemazione dello sfalcio e pulizia della ciclabile qui a Valle, altri lavori di intervento sempre di manutenzione del centro, dei centri urbani, insomma, di 2 comuni, e altre piccole attività che sono in grado di fare. Nell'appartamento di Perarolo abbiamo visto un orto, se non sbaglio, di Valesina. Sì, una delle prime attività che abbiamo proposto ai ragazzi è stata quella, visto che Valesina ha questo contesto bucolico, e il proprietario della casa ci aveva dato disponibilità di un piccolo appezzamento, è stata quella di così, far partire una piccola esperienza di orto. Loro erano agricoltori nei loro paesi, quindi hanno portato anche le loro conoscenze. Giornalmente per ogni migrante vengono pagati dalla prefettura 30 euro, a cui vanno sottratti i famosi 2,50 del pocket money che vanno direttamente in tasca al migrante. Questi soldi, questa cifra di 27,50 euro, vi basta per coprire quelle che sono le esigenze strutturali, perciò affitti, utenze e anche la gestione del primo progetto di integrazione? Sono calati molto rispetto al 2012, si parlava di altre cifre, quindi sicuramente in questo momento bisogna fare più economia e stare più accorti, diciamo, nella gestione. Noi ci siamo preoccupati intanto di pagare adeguatamente un operatore che desse dei servizi di qualità, questo è il nostro primo obiettivo. È chiaro che adesso è tutto sommato un periodo, poco meno di 2 mesi che li abbiamo in carico, ancora non riusciamo a fare un conto
definitivo. Andremo un po' a consuntivo poi capire quali sono le entrate e le uscite. Ci stiamo dentro abbastanza risicati. Il problema in Cadore, forse più che altri posti, sono le utenze. Il lungo inverno, il riscaldamento, l'acqua calda. Ricordo che a suo tempo insomma era una spesa che è stata pesava, sì, aveva inciso molto. Poi c'è da dire un'altra cosa, che le economie si fanno appunto non tagliando, risparmiando sui servizi, ma allargando le reti di collaborazione. Per dire, parlavi dei cambi, del vestiario, di queste cose qui, noi abbiamo avuto una grossissima mano sia ora che in passato con la Caritas locale, ma anche con un sacco di persone, di singoli, di privati che hanno saputo, sono attivati, ci hanno portato una cosa, l'altra, le coperte. Quelle sono tutte cose che danno un grosso aiuto. Chiaramente bisogna fare rete e cercare di relazionarsi con la comunità e renderla partecipe di questo progetto di accoglienza.